Ben trovati ad Abruzzo Web, siamo di nuovo con Goffredo Jukic, candidato consigliere del Partito della Rifondazione Comunista per la Federazione della Sinistra, per Massimo Cialente, sindaco, in queste elezioni ormai agli sgoccioli. Con Goffredo oggi andiamo nello specifico, parliamo sempre di uno dei problemi più sentiti dal suo partito, i lavoratori dei servizi sociali, le loro condizioni decisamente gravi da quello che emerge dalla vostra campagna elettorale. Sì, noi tempo fa lanciammo diversi allarmi rispetto alla condizione dei lavoratori del terzo settore nel nostro territorio. Noi abbiamo assistito, come avviene sempre, al cambio di gestione nelle gare dei servizi sociali, dall'avvicendamento delle varie cooperative nella gestione del servizio. Questo dovrebbe comportare il mantenimento per questi lavoratori degli obblighi contrattuali, le stesse condizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro. Questo purtroppo non è avvenuto nel cambio di gestione nelle gare d'appalto della comunità montana Montagna Aquilana, dove alle vecchie cooperative sono subentrate la cooperativa Verde Acqua e la cooperativa Leonardo, che in virtù di loro piani industriali, non meglio specificati, hanno precarizzato questi lavoratori, hanno trasformato lavoratori che avevano un contratto a tempo indeterminato a lavoratori a termine, di fatto precarizzandoli, di fatto togliendogli diritti acquisiti a cui erano tenuti a mantenerli. Gli obblighi erano diversi. Gli obblighi erano diversi perché il contratto collettivo nazionale di questi lavoratori, che prevede il riassorbimento alle stesse condizioni, e il bando di gara allo stesso modo prevede che questi diritti acquisiti vengano mantenuti. Questo purtroppo non è avvenuto e noi chiediamo intanto alle due cooperative in questione di provvedere rapidamente a riportare alla normalità la situazione, e ovviamente anche la comunità montana deve vigilare, insomma, su quello che avviene nel suo territorio rispetto a lavoratori che offrono un servizio agli abitanti di quelle zone. Ecco, ma cerchiamo di contestualizzarlo questo settore. Da parte vostra, da parte del Partito di Rifondazione Comunista, voi vedete, in quale ottica vedete questi tagli, questa razionalizzazione dei costi, chiamiamola come vogliamo, questo cambio? Chiaramente quando la sostanza dei contratti, questi sono bandi di gara che esistono da decenni, da quasi 15 anni, e si è sempre proceduto in questo modo: le cooperative uscenti davano il personale alle cooperative entranti. Questo avveniva perché questi lavoratori avevano un contratto a tempo determinato che gli permetteva il mantenimento del carico del servizio. Nel momento in cui noi precarizziamo questi lavoratori, il 31 dicembre l'eventuale nuova cooperativa ad entrare in carico sulla convenzione non ha alcun dovere nei confronti di questo personale, e quindi questo personale, che era un personale stabile, diventa un personale precario. Precarizzare dei lavoratori che hanno il lavoro, perché il lavoro c'è, gli utenti sono lì, sono sul territorio. Non già nella condizione di precario. No, erano lavoratori a tempo indeterminato che vengono precarizzati per non meglio specificati piani industriali. E questo è un problema, perché il lavoro c'è, non assistiamo alla precarizzazione di lavoratori in situazioni di crisi, in situazioni... Cioè la classica fabbrica che... No, qui il lavoro c'è e quindi inspiegabilmente questi lavoratori vengono precarizzati. È il nostro dovere come Rifondazione Comunista, ma anche soprattutto è un dovere degli enti locali, in questo caso della comunità montana aquilana, ma questo può avvenire sempre, può avvenire per il comune dell'Aquila, può avvenire ovunque, in qualunque settore, e gli enti devono avere la responsabilità di vigilare. Ecco, Jukic, adesso passiamo, dopo questa analisi, passiamo un po' a questa campagna elettorale che sta per concludersi, ormai siamo davvero agli sgoccioli. Ci parli un po' dei vostri rapporti in concreto con la coalizione di sinistra, quindi con la Federazione della Sinistra, con Massimo Cialente sindaco, con il quale i rapporti non sempre sono stati idilliaci, però ovviamente da parte vostra la scelta è quella di appoggiarlo, perché chiaramente i contrari non accettate. E che cosa soprattutto vi aspettate una volta superate le elezioni? Dipende ovviamente. Noi abbiamo fatto questa scelta di
restare nella coalizione del sindaco, perché riteniamo indispensabile per il nostro partito mantenere i livelli amministrativi. Noi abbiamo fatto un lavoro enorme all'interno del Consiglio Comunale e all'interno della Giunta, sia nei periodi in cui abbiamo amministrato direttamente, sia nei periodi, perché c'è stata una fase, come sappiamo, che siamo stati all'opposizione. Abbiamo sempre fatto gli interessi della città e dei cittadini, il lavoro sull'assistenza alla popolazione lo sta a dimostrare. Abbiamo la necessità e il dovere di proseguire in questo lavoro. Le strade alternative, la possibilità di un rinnovamento della coalizione sono state tutte quante chiuse da ambizioni, da piccoli ambizioni personali di quelli che oggi sono candidati a sindaco, come ad esempio, fuori, sì, come ad esempio Ettore Di Cesare, sì, certamente. Questa sorta di... Sì, perché loro lì hanno, sì, loro lì hanno sostanzialmente rinunciato ad ogni ipotesi di cambiamento e l'hanno sacrificata all'altare, sull'altare dello scranno in Consiglio Comunale per Ettore. Lo dimostra il fatto che loro hanno due liste molto deboli, hanno costruito due liste molto deboli di 64 persone molto brave, alcune sicuramente preparate, però sono due liste che stanno lì semplicemente per sostenere questa corsa di Ettore al Consiglio Comunale, corsa legittima, però noi gli proponemmo qualcosa di diverso, qualcosa di più ambizioso, che poteva essere quella di superare anche questo centrosinistra qui e proporsi alla città con una candidatura di ampio respiro per provare a vincere le elezioni, ma non a vincere il piccolo posto in Consiglio Comunale, che è importante. Io corro per il Consiglio Comunale, quindi ovviamente ambisco anch'io, come altri compagni, però in un'ottica di coalizione sarebbe stato bello provare un'esperienza nuova. All'Aquila c'era la possibilità di farlo e purtroppo non è saltata. E quindi noi dobbiamo chiaramente proseguire nel lavoro che abbiamo svolto e lo possiamo fare bene nella coalizione di Massimo Cialente. I rapporti con Selle invece, con Sinistra Ecologia Libertà, cioè questo vostro confronto, magari acceso o meno acceso, dipende dai punti di vista, con le liste di Appello per l'Aquila, che probabilmente raccolgono diversi voti di sinistra, di chi non si fida più, sì, tra virgolette. Sì. Beh, io riscontro che sulle liste di appello ci sarà un voto disgiunto sulla nostra lista di rifondazione e magari sul candidato sindaco in qualche caso. In altri casi voteranno per Cialente e per noi. Rispetto a Sinistra Ecologia e Libertà, insomma, siamo nella stessa coalizione, quindi abbiamo contribuito insieme a scrivere il programma del sindaco. Chiaramente io invito i compagni di Sinistra Ecologia e Libertà a stare con noi oggi nella fase elettorale, ma poi soprattutto dopo, quando questa città va amministrata e Rifondazione Comunista e SEL hanno il dovere di far pesare le istanze della sinistra all'interno della coalizione, perché questa è una coalizione, insomma, di centro-sinistra molto variegata, di conseguenza c'è bisogno che ha colto più anime, sì, che ha molte anime, più. C'è bisogno che noi la nostra identità, presenza sia importante. Concludiamo, abbiamo un'ultima domanda per Jukic. Quali sono, secondo voi, secondo ovviamente lei e la linea del vostro partito, le differenze e magari le qualità rispetto al governo precedente, al governo Berlusconi, di questo governo, il governo Monti? Sappiamo che anche a livello nazionale i rapporti oggi non sono non di dietro, ma insomma stata una fiducia del primo momento nei confronti del governo Monti, e secondo lei, secondo voi, qual è l'interesse, se c'è un interesse concreto del governo Monti nei confronti di questo? Beh, noi sul governo Monti io penso che noi siamo caduti dalla padella alla brace, perché prima avevamo un governo di destra, degli interessi, spesso degli interessi privati di Berlusconi, quindi un governo che assolutamente non faceva gli interessi dell'Italia e della città. Lo dimostra come è stata gestita non tanto la fase l'immediata emergenza, che, sulla quale si può discutere, però insomma diciamo che sia spendendo cifre enormi si è riuscito a tamponare, quanto poi spendendo cifre ancora più grandi abbiamo una città completamente a pezzi in questo momento, quindi il governo Berlusconi io lo cestinerei. Cestino anche il governo Monti, però, perché non vediamo il cambio di passo, non c'è il cambio di passo da parte di questo governo rispetto a questa città che è tuttora ferma, e quindi io penso che anche i problemi dell'Aquila passano a livello nazionale per un cambio politico.
perché i tecnici sono bravi a fare i tecnici, ma per avere un progetto di rinascita di questo territorio c'è bisogno di un progetto politico, possibilmente di sinistra, possibilmente di sviluppo diverso da come stanno andando le cose in questo momento.